Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Siamo qui davanti all'incineratore di Poggi Bonzi, io come portavoce in Parlamento, il portavoce in Consiglio regionale, il portavoce in Consiglio comunale, i cittadini, perché un anno fa, proprio alla Camera, il 12 settembre, fu votato un decreto, il decreto Sblocca Italia, che all'articolo 35 metteva gli inceneritori come impianti strategici per l'Italia. Renzi ha deciso che l'incenerimento è una priorità per questo paese ed è per questo che durante quest'estate, diciamo, mentre eravamo tutti quasi in vacanza, sono partiti i decreti attuativi di questo decreto che hanno permesso una delibera regionale. Questa delibera regionale ha fatto sì che proprio in questo inceneritore, così come in altri della Toscana, ma non solo, arrivassero rifiuti da extra regione. Quindi è un decreto che noi avevamo denunciato come scellerato, siamo stati come al solito inascoltati, anzi come al solito ci hanno accusato di voler bloccare quelle che erano le riforme, quelli che sono i decreti e le riforme importanti per far ripartire il paese. In questo decreto che serviva a far ripartire il paese c'era anche questo, far ripartire gli inceneritori, costruire nuovi inceneritori, dare una botta finale a chi aveva puntato sulla raccolta differenziata, quindi una gestione virtuosa dei rifiuti e il recupero della materia, ed è per questo che siamo venuti qui a protestare contro questo tipo di politica che serve solo all'interesse di pochi, non ai cittadini, sicuramente non alla salute dei cittadini e all'ambiente. Sì, siamo qui anche perché vogliamo denunciare l'atteggiamento sempre più mistificatorio, manipolatorio di una maggioranza che cerca di far passare come momenti di miglioramento del sistema dei momenti che sono veramente tossici. Nel caso degli inceneritori davvero è una idea tecnologica assolutamente tossica. Sappiamo che sono macchine velenose, macchine che avvelenano, con gravi problematiche di salute, in particolare tumorali ma anche respiratorie di molti cittadini. È certissimo questo fatto, ormai gli studi sono tantissimi, parlo da medico e dico che la scelta degli inceneritori è una scelta tossica, una scelta capace di avvelenarci, ma allo stesso tempo è anche una scelta manipolativa, perché come sempre si cerca di far passare i peggioramenti come se fossero dei miglioramenti per i cittadini. Avviene anche per la sanità, tagliano i servizi dicendo che miglioreranno i servizi stessi, al limite rimarranno uguali se proprio ci fossero degli sprechi, ma è veramente impossibile che si possa migliorare tagliando. Quindi vedete come questa maggioranza è una maggioranza di per sé tossica. Bisogna veramente starci attenti e presidiare continuamente. Non solo, i nuovi 12 inceneritori che ha proposto quest'estate questo governo, che è stato titolato più inceneritori per tutti alla certo qualunque, ed effettivamente Renzi è così, non solo non creano ricchezza, creano profitto. Profitto per qualcuno, per chi gestisce gli inceneritori, che sono tutti sovradimensionati rispetto alla mole, alle tonnellate di rifiuti che dovrebbero ricevere, e quindi si trovano a fare lo Sblocca Italia per, sempre per profitto, per far arrivare rifiuti da fuori regione. Vedete come sono già di per sé in anticipo dei criminali i nostri politici da questo punto di vista. Credo che si debba davvero continuare. Ora abbiamo tre giorni importanti, il 7, l'8 e il 9, domani c'è una manifestazione a Firenze dei comitati contro l'inceneritore di Casse Passerini davanti al Consiglio regionale. Non a caso hanno voluto spostare la seduta del Consiglio regionale da domani a domani all'altro, quindi anche in termini mediatici cercano di evitare. E noi domani all'altro proporremo alla Regione di nuovo, visto che per anni dicono che sono per i rifiuti zero, una mozione basata sulla strategia rifiuti zero, che loro non sanno neanche che cosa sono. Voi pensate che Gatteschi, uno dei responsabili del PD per l'ambiente, addirittura ha detto che l'inceneritore è parte integrante della strategia rifiuti zero. La strategia rifiuti zero, lo ripeto, non prevede inceneritori, e l'Europa ci chiede la riduzione degli inceneritori e noi si cerca di proporne altri 12. È una cosa scandalosa.